22 comuni, 14 tavoli tematici, più di 200 partecipanti. Sono i numeri di Cadore Green Deal 2030, il progetto promosso dalla magnifica comunità di Cadore per ripensare il futuro del territorio e che prenderà il via il prossimo 22 maggio. L'iniziativa è stata presentata oggi a Venezia, nello storico Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto. Come spiega l'assessore Bottacin, Cadore Green Deal è un'opportunità di rinascita e di rilancio importante per tutto il territorio. Un territorio che fa una valutazione sul suo futuro, vuole fare una valutazione sul suo futuro per disegnare delle ipotesi di sviluppo di tutto il territorio, cogliendo le opportunità che possono arrivare e che sono quanto mai importanti e necessarie oggi che stiamo uscendo, sto incrociando le dita mentre lo dico, stiamo uscendo da una pandemia mondiale che ovviamente ha messo in ginocchio Tutto il mondo e anche il Cadore. Alla conferenza stampa erano presenti anche il presidente della magnifica comunità Renzo Bortolot, che ha descritto il progetto, il sindaco di Pieve di Cadore Giuseppe Casagrande, che si è soffermato sull'importanza di fare squadra per risolvere i problemi, e la dottoressa cadorina Giustina De Silvestro, in prima linea nella lotta contro il Covid a Padova, che ha centrato il suo intervento sui problemi della sanità in Cadore, uno dei temi chiavi del progetto. Presente anche il presidente della provincia Roberto Padrin, che ha spiegato come Cadore Green Deal possa rientrare nel contesto del nuovo piano strategico provinciale. L'obiettivo è quello di arrivare per la fine dell'anno ad avere un documento condiviso con tutto il territorio provinciale e iniziare tutta una serie di ragionamenti, perché mai come in questo momento storico la provincia di Belluno ha la possibilità di avere delle risorse straordinarie. Quindi quello che è l'obiettivo nostro è quello di cercare di creare un sistema di condivisione per utilizzare al meglio queste risorse che arrivano in questo momento storico importante.